In studio Giada Giaquinta. Ancora buon pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione di MTG. In apertura parliamo del caso della morte di una quarantenne, la cui vicenda è avvolta nel mistero. La donna era stata accompagnata ieri al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa in arresto cardiaco. La procura ha aperto un'inchiesta, la salma è stata sequestrata. Ancora chiare le circostanze, la causa della morte e sconosciuta l'identità della donna e di chi l'ha accompagnata ieri al nosocomio. Il servizio. Potrebbe essere arrivata già morta, forse morta pochi istanti dopo aver raggiunto il pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Ragusa, la quarantenne la cui identità è ancora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di chiarire i contorni della vicenda. La donna, secondo una prima ricostruzione, pare sia arrivata ieri pomeriggio al nosocomio, accompagnata in auto da qualcuno che l'ha lasciata in cura ai sanitari, ma che ha fatto immediatamente perdere le proprie tracce, mentre i medici tentavano di rianimarla per poi constatare che per lei non c'era nulla da fare, in quanto la donna è arrivata già in arresto cardiaco. La Procura della Repubblica di Ragusa ha aperto un fascicolo e la salma è stata sequestrata, ma secondo quanto riferisce il procuratore Danna, al vaglio la decisione di sottoporlo a meno ad autopsia. Tutto dipenderà dagli elementi raccolti. Sono tanti gli interrogativi a cui si sta cercando di trovare risposte, a partire dall'identità della donna. Occorre far luce sulle cause del decesso, ma soprattutto risalire a chi ha accompagnato la quarantenne. Se era solo un uomo, così come è stato riferito in un primo momento, o se erano presenti anche altre persone, e perché non sono rimasti lì e l'hanno accompagnata per poi far perdere le proprie tracce. Tutti elementi al vaglio della questura di Ragusa, che ha avviato le indagini in collaborazione con i carabinieri e che mantengono il massimo riservo. Al vaglio tutti gli elementi possibili, tra l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza nei pressi dell'ospedale, e sono stati sentiti anche testimoni presenti al momento del suo arrivo. Torniamo a parlare della carenza di personale medico nei pronto soccorso della provincia Iblea. Dopo l'appello infatti a MTG del direttore generale Aliquo, interviene l'assessore Razza che propone una soluzione. Inoltre Razza chiede all'ASP di intervenire sulla questione del frigorifero per contenere i vaccini antinfluenzali mancante all'ospedale maggiore di Modica. A diversi giorni dall'appello lanciato anche ai nostri microfoni da parte di Angelo Aliquo, direttore generale dell'ASP di Ragusa, in riferimento alla carenza di personale medico nei pronto soccorso, arriva una risposta dall'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, che dice: un aiuto non è necessario solo per la provincia di Ragusa, ma per tutte quelle piccole province siciliane. Anzi, a dire il vero, l'intero sistema nazionale soffre di una carenza di personale medico. Se è vero che anche regioni molto solide dal punto di vista sanitario come la Lombardia e il Veneto in questi giorni hanno lanciato il grido d'allarme per la carenza di medici, di professionalità. Il legislatore nazionale ha un modo per poter intervenire, tutto il resto sono grandi palliativi che non consentono di affrontare e risolvere bene questi problemi. E in riferimento a quanto detto da Aliquo in precedenza ai nostri microfoni, ovvero che mancano i medici specializzati nell'emergenza-urgenza, l'assessore Razza propone di estendere ad altre figure mediche la possibilità di partecipare ai concorsi. Ad oggi c'è un divieto, chi non ha una specializzazione non può essere impiegato in corsia, però per il coronavirus questo divieto è venuto meno. Allora delle due l'una, se da 2 anni ci sono medici e professionisti che si sono formati in ospedale e che stanno garantendo i livelli essenziali di assistenza contro la pandemia, si estenda anche a loro la possibilità di poter partecipare a tutti i concorsi e metteremo in campo decine di migliaia di medici in tutta Italia che oggi sono forzatamente esclusi dalla possibilità di aiutare all'interno delle corsie d'ospedale. L'assessore Razza rimanda al direttore generale dell'ASP di Ragusa di trovare una soluzione per quanto riguarda la problematica del frigo dell'ospedale maggiore di Modica, dove non è più possibile contenere il vaccino antinfluenzale, in quanto pare che il frigo sia stato spostato a Ragusa per contenere i vaccini anti-Covid. Temo che questo sia un tema che va posto al direttore generale dell'ASP per verificare anzitutto se le cose stanno in questi termini e poi anche per verificare se magari da parte dei medici di famiglia di quel territorio non si possano creare delle occasioni di convergenza superiori tra l'ASP e loro. C'è bisogno di tutti, non c'è bisogno di polemiche. Io ogni volta che sento una componente del sistema sanitario fare polemiche contro l'altra, penso che questa pandemia rischia di averci insegnato molto poco.
Coronavirus aumenta nell'ultima settimana l'incidenza dei casi in Sicilia. Il rischio più elevato in termini di nuovi casi si registra nelle province di Catania, Messina e Siracusa e intanto il comune di Nicolosi da domani sarà in zona arancione. Gli esperti sottolineano l'importanza delle terze dosi. Il comune di Nicolosi da domani sarà in zona arancione, lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della regione Nello Musumeci. Le misure restrittive saranno in vigore fino a mercoledì 24 novembre. Nell'ultima settimana è in aumento l'incidenza dei casi Covid in Sicilia, e quanto emerge dall'ultimo bollettino settimanale diffuso dall'Osservatorio Epidemiologico della regione siciliana. Il rialzo dei nuovi casi fa registrare anche un incremento, seppur limitato, delle ospedalizzazioni con ricadute sull'occupazione dei posti letto. L'ospedalizzazione riguarda soggetti non vaccinati, l'81%, mentre resta stabile la letalità. È necessario, sottolineo la DASOE, e ribadire l'importanza delle terze dosi. A sottolinearlo anche il presidente regionale Simit, Antonio Davì. Ritengo che allargare anche, oltre a quello che si sta facendo adesso, operatori sanitari, fragili, gli over 60, anche nella fascia 40-60, consentirà di rielevare l'immunità, anche perché c'è un andamento pericolosissimo che è quello dell'aumento costante e progressivo giornaliero del numero di contagiati. Noi dobbiamo evitare un nuovo lockdown, ci dobbiamo premunire, soprattutto andiamo incontro alle feste natalizie, perché l'andamento non è piacevole. Anche Arturo Montineri, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico San Marco di Catania, ribadisce l'importanza della terza dose anche al di sotto dei 40 anni. Io credo che la terza dose sia auspicabile. Fra l'altro, noi ricoveriamo prevalentemente pazienti non vaccinati. È anche vero però che arrivano dei pazienti già vaccinati, sono quelli che si sono vaccinati gennaio, febbraio. Sarebbe opportuno aprirle anche al di sotto dei 40 anni? Personalmente io ritengo di sì. Se la logica è quella di stimolare il sistema immunitario, riattivarlo e migliorare il livello di protezione, non credo sia un problema correlabile all'età del paziente. Intanto sono tutti negativi i 622 tamponi salivari effettuati nelle scuole Sentinella del Catanese, 3 i distretti interessati, Catania, Palagonia e Caltagirone. Il prossimo screening interesserà 9 scuole dei distretti di Bronte, Adrano e Paternò. Voltiamo pagina. Fondi per le aziende danneggiate dal maltempo nei giorni scorsi in Sicilia arriveranno dal governo nazionale. Così il ministro alle politiche agricole Stefano Patuanelli è intervenuto oggi a Giarre negli Stati Generali di Coldiretti. Sentiamo. Il ministro per le politiche agricole Stefano Patuanelli oggi a Giarre nell'ambito della due giorni sugli stati generali dei florovivaisti italiani organizzati da Coldiretti Sicilia. È stato un momento di confronto e dialogo sulle iniziative che il governo nazionale sta portando avanti nel settore florovivaistico, ma anche e soprattutto di come il governo centrale sta lavorando per aiutare e fronteggiare le aziende che hanno subito milioni di euro di danni dall'ultimo nubifragio che ha colpito la Sicilia orientale e da ieri quella occidentale. Servono opere di protezione idrogeologica, servono investimenti, serve accelerare sulla realizzazione di opere che sono già previste e poi ovviamente in agricoltura va cambiata radicalmente la mentalità rispetto alla gestione del rischio. Noi abbiamo messo in legge di bilancio la costituzione del primo fondo di mutualizzazione, un unicum in Europa. I paesi ci stanno scrivendo in queste ore per sapere cosa stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Molte risorse, ma soprattutto un accompagnamento verso l'assicurazione dei produttori che ancora la vedono come un elemento lontano, poco favorevole perché molto costoso. Con il fondo di mutualizzazione andiamo incontro a tutte queste esigenze, aumentiamo il cofinanziamento, ci mettiamo quasi 180 milioni di euro l'anno tra le varie poste di bilancio, oltre ovviamente al prelievo del 3% sul primo pilastro, che è stata una delle proposte che abbiamo fatto noi come governo italiano nella nuova PAC. Nella nuova legge di bilancio, ha detto il ministro, è stato rinnovato il cosiddetto bonus verde che quest'anno prevede delle novità. Ma con una grande novità, non più per uno solo anno, ma con una visione di 3 anni di rinnovo di una misura che ha dato grande impulso al settore. Questo è il modo in cui il governo cerca di star vicino a chi fa florovivaismo, a chi produce verde.
E cambiamo argomento, un originale omaggio alla memoria storica del territorio modicano attraverso una serie di interviste e di ambientazioni suggestive. È il documentario Trazzeri del regista Giovanni Caccamo, oggi la presentazione al Teatro Garibaldi di Modica. Il documentario è stato selezionato in vari festival internazionali, ma ne parliamo direttamente con il regista modicano che dovrebbe essere già in collegamento con noi. È in linea. Buon pomeriggio al regista Giovanni Caccamo, ben trovato a MTG. Salve, salve a tutti. Allora, oggi è un giorno importante perché in realtà il tuo documentario Trazzeri è stato già presentato, pluripremiato, però immagino che la presentazione nella tua città d'origine Modica, di cui tra l'altro parla, sia... Che cosa ti suscita? Che emozioni ti suscita? Beh, intanto è un onore poterlo presentare alla mia città e sì, è una cosa molto emozionante. Considerate che questo documentario è stato frutto di quasi 2 anni di lavoro, di sortite a Modica con la troupe. Ci tengo a sottolineare persone pazzesche che mi hanno aiutato, a partire da Gianluca Tela e tutta la sua, le sue persone, perché... Io dicevo, sto scendendo a Modica, cercavamo le persone, andavamo negli ospizi, a casa delle persone, e è stata una fatica, c'è voluto una determinazione e una volontà di farlo importante, però le motivazioni erano molto profonde. Da cosa nasce l'ispirazione per questo documentario? Beh, fondamentalmente la prima cosa è stata la pandemia che mi ha spinto a riflettere, perché vedevo che molte persone anziane cominciavano a sparire, e questa cosa mi ha fatto molto riflettere, quindi ci siamo messi alla ricerca di persone di una certa età. Nel documentario forse la più giovane ci avrà 89 anni, ma abbiamo persone di 106 anni, 104 anni, 100 anni, alcune purtroppo non ci sono più, e quindi andare da loro con molta delicatezza, farsi raccontare in modo libero delle cose, e piano piano questa cosa doveva essere soltanto una testimonianza, è cominciata a crescere da sola, a lievitare, al punto che si sono formati dei capitoli da soli, piano piano venivano fuori che erano l'amore, la fatica. E quindi poi, una volta raccolto tanto materiale, mi sono messo, diciamo, il primo montaggio, il primo edit è stato fatto sulla carta per cercare di mettere insieme tutti gli argomenti. Ecco, intanto vediamo le splendide immagini in sovraimpressione, grazie anche alla nostra regia del documentario. C'è una curiosità legata alla creazione e alla realizzazione di questo documentario, o un particolare che ti ha colpito particolarmente? Beh, no, tante cose, dico soltanto sicuramente il confrontarsi con alcune persone, come la signora che ha 106 anni, che purtroppo non c'è più, che alla fine si ricordava una preghiera della prima elementare, considerate, esatto, quella che è in onda adesso, ricordava soltanto quella cosa della scuola e me l'ha recitata tutta di fila, e credetemi, stare lì è stata una roba pazzesca, se ci penso ho la pelle d'oca. E un'altra cosa curiosa, per unire tutte queste, diciamo, dichiarazioni, questi racconti, avevo bisogno di immagini. Tra le varie cose ho detto, vabbè, chiamiamo dei ragazzi, anche loro pazzeschi, volontari, dei musicisti, che ho fatto esibire in posti assurdi. Quindi questi ragazzi, a parte che venivano alle 6 del mattino perché faceva un caldo mostruoso, eccoli, in mezzo alle mucche, mosche, piuttosto che vicino a un alveare, sono stati bravissimi, e il pezzo musicale è stato composto appositamente da un compositore che si chiama Giuliano Cantini, ed è stato proprio pensato per questa cosa. Pluripremiato questo documentario, tu hai sicuramente una carriera di successo. Brevemente, progetti futuri prima di chiudere? Vabbè, pluripremiato, io malgrado, nel senso che pensavo che potesse volare così tanto.
E invece, oltre, diciamo, ai premi che ci sono e alle selezioni, una delle più interessanti e importanti è il New York Independent Cinema Awards, è ancora in giro e probabilmente a novembre arriverà una risposta che non arriva, ma se arriva sarete i primi a saperlo. Detto questo, i progetti sono tanti, sia fotografici che video. Ho un prossimo progetto per Modica, basato sul cibo, e appena, insomma, troveremo le risorse inizierò. Certo. Il cibo forse in un modo molto particolare. E allora non ci resta che goderci al momento questo documentario tra serie, da oggi presentato al Garibaldi, e non vedremo l'ora allora di conoscere nuovi progetti. Grazie mille al regista Giovanni Caccamo per essere stato con noi. Grazie a voi, siete stati gentilissimi e a presto. Grazie ancora a Giovanni Caccamo e andiamo avanti, perché il 12 novembre del 2003 ricorre l'anniversario del primo attentato a Nassiriya, cerimonie per ricordare le vittime. Siamo stati a Ragusa con Viviana Sammito. Sono passati 18 anni dalla strage di Nassiriya che provocò 28 morti, di cui 19 italiani. Una serie di attacchi dal 2003 al 2006 durante la guerra d'Iraq nella città di Nassiriya contro le forze armate italiane che partecipavano alla missione militare Operazione Antica Babilonia. Era il 12 novembre del 2003 quando ci fu il primo grave attentato. Un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti all'ingresso della base italiana dei Carabinieri, provocando successivamente l'esplosione del deposito munizione della base maestrale e pertanto la morte di diverse persone tra carabinieri, civili e militari. Evento che ancora oggi viene celebrato con una serie di iniziative, mentre ieri il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha deposto una corona di alloro sotto la lapide che a Palazzo d'Orléans ricorda le vittime siciliane. Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Emanuele Ferraro, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Orazio Maiorana e Alfio Ragazzi. Oggi ricorre anche la 13ª giornata del ricordo delle vittime militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Ricorrenze celebrate questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, nel piazzale antistante la sede del comando e nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid. Si è svolta la commemorazione dei caduti della strage di Nassiriya e la 13ª giornata del ricordo delle vittime militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Durante la cerimonia è stata deposta una corona d'alloro e il parroco della parrocchia del Beato Clemente, Don Giuseppe Ramondazzo, ha impartito la solenne benedizione. È una data fortemente simbolica per tutta l'Italia, ma in particolare per noi carabinieri, che qui a Ragusa, nella piazza intitolata ai caduti di Nassiriya, a tutti i caduti di Nassiriya, dove c'erano anche, oltre ai nostri carabinieri, anche i militari dell'esercito e anche i civili, dobbiamo assolutamente tributare un ricordo in loro onore. È una giornata, è una solennità civile nazionale, prevista per legge. Non serve a noi la legge per ricordare i nostri caduti, ma siamo contenti che una ricorrenza del genere sia ufficializzata in questo modo. Una precisazione, il servizio non era della collega Sammito ma del direttore Catiuscia Carpentieri. E parliamo adesso invece della caccia regolarmente aperta in Sicilia, salvo alcune eccezioni, perché infatti l'assessore regionale all'agricoltura Scilla ha firmato il decreto di modifica del calendario venatorio. Il WWF Sicilia però interviene e dichiara che la regione non recepisce la sentenza del TAR. Nessuno stop alla caccia in Sicilia. L'assessore regionale all'agricoltura Toni Scilla ha firmato il decreto di modifica al calendario venatorio 2021-2022 che, in attuazione dell'ordinanza del TAR del 3 novembre, riporta la nota della regione, sospende la caccia solo relativamente alla tortora selvatica e alla beccaccia. Il decreto regionale vieta la caccia nelle aree interessate da incendi e in tutte le aree percorse dal fuoco, inclusa una fascia di rispetto di 150 metri. Ma per il WWF Sicilia si tratta di un provvedimento illegittimo. A spiegarlo Ennio Bonfanti, responsabile fauna WWF Sicilia. Ora, ribadire che la caccia è vietata nei luoghi bruciati è una ovvietà, già lo prevede la legge, non c'era bisogno che l'assessore emanasse un nuovo decreto. Il TAR invece aveva detto, visto che la Sicilia
è stata investita da questa ondata di incendi, occorrono misure di sospensione della caccia non solo nei luoghi bruciati, ma anche in tutti i territori vicini dove la fauna si è spostata appunto per scappare e scampare alle fiamme e si è rifugiata nei terreni non bruciati. L'assessore emette questo provvedimento che è assolutamente illegittimo. Per le associazioni ambientaliste la battaglia continua. Chiaramente la battaglia per la tutela della fauna da parte del WWF e delle altre associazioni ambientaliste continuerà. Di nuovo saremo costretti a ricorrere alla carta da bollo e ai tribunali per affermare questi principi minimi di buonsenso. Ai cacciatori siciliani basta informarsi sulle aree incendiate consultando la mappa di geolocalizzazione che facilita l'individuazione delle zone, riporta la nota dell'assessore Scilla, ma per Bonfanti manca una perimetrazione dei territori. Sul campo, nel terreno, è impossibile riuscire a distinguere i confini delle zone bruciate da quelle non bruciate. È questo che la regione siciliana doveva fare, che l'assessore Scilla doveva fare, una perimetrazione specifica di tutti i territori percorsi dal fuoco, non soltanto quella dei boschi per cui c'è il catasto incendi che viene aggiornato dai comuni. Sarà impossibile sanzionare chi eventualmente non rispetta questo divieto proprio perché in campagna non sono delimitati i confini di queste aree. E ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria, tra poco. Bentrovati in studio, in apertura della seconda parte del telegiornale andiamo a Ragusa perché sono state presentate questa mattina le risultanze del progetto di fattoria nel corso di un convegno per la valorizzazione del ragusano DOP e dei prodotti biologici lattiero-caseari. La mission è la promozione di un prodotto d'eccellenza e del mangiar sano incentivando l'agricoltura bio. La nuova frontiera del benessere a tavola parla ragusano con il ragusano DOP e latticini bio, i prodotti d'eccellenza che derivano dai pascoli che vivono e si cibano nelle fertili e genuine terre di Blè. Stamattina è stato presentato il progetto di fattoria per la valorizzazione del ragusano DOP e dei prodotti biologici lattiero-caseari, reso possibile anche grazie ai contributi della sottomisura 3.2 PSR Sicilia 2014-2020, sostegno per le attività di formazione, promozione svolta da associazioni di produttori del mercato interno. La mission è rilanciare la commercializzazione del ragusano e dei prodotti bio e far conoscere alle nuove generazioni la forza produttiva del territorio ibleo ed educarle al mangiare sano. Il convegno, alla presenza delle istituzioni politiche del mondo lattiero-caseario, si è tenuto nella sede della società cooperativa Progetto Natura Ragusa. Per la prima volta, sia per il ragusano DOP ma anche per i prodotti biologici IBLE, è stato fatto un progetto con rilevanti risorse investite, ma soprattutto è stato fatto un progetto rivolto al consumatore finale. Nei punti vendita abbiamo fatto assaggiare, abbiamo avuto questa interazione anche con più di 300.000 consumatori. Riteniamo che sia un progetto importante per far sì che questo prodotto, che sia il ragusano DOP, ma anche i prodotti caseari biologici IBLE, vengono promozionate e vengono apprezzate dal consumatore, perché il nostro obiettivo è sì far in modo che i nostri allevatori vengano a percepire una remunerazione maggiore per il latte, ma soprattutto quello di far mangiare prodotti di qualità ai nostri consumatori. Il nostro progetto è finalizzato alla divulgazione, alla conoscenza, a portare a conoscenza del consumatore che esistono questi prodotti, che esiste la filiera dei prodotti lattiero-caseari di qualità del nostro territorio e quindi la vogliamo fare conoscere, vogliamo crescere con il mercato per dare valore alla nostra produzione. Qual è il punto di forza del ragusano DOP? Perché anche è importante farlo conoscere alle nuove generazioni. Il punto di forza del ragusano DOP è la qualità che ha intrinseca del prodotto, che si collega col territorio, con gli ambienti, è un prodotto che possiamo dire di basso impatto ambientale, gli animali al pascolo, la produzione artigianale, l'utilizzo di un latte di altissima qualità, un'essenza fatta con i pascoli ricchi di essenze del nostro territorio. È molto importante far capire ai giovani nelle scuole, se è possibile, quanto è importante produrre in modo naturale a differenza dell'industria. Cosa significa mangiare un formaggio biologico? Cioè qualcosa cambia rispetto agli altri formaggi che solitamente siamo abituati a mangiare? Allora, posso dire in due parole che mangiare biologico significa
mangiare sano, mangiare quello che mangiavano i nostri nonni. Fare bio significa non usare concimi chimici, diserbanti e tanto altro. E Chiara Facello, la neogarante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa su iniziativa del Chivanis di Modica. Anche Modica da oggi ha il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza comunale, così come gli altri comuni italiani. Si tratta di una figura considerata in tutto il mondo uno degli strumenti più importanti per la proiezione dei diritti e degli interessi dei minori. Un'iniziativa del Chivanis Distretto Italia San Marino che, grazie alla collaborazione dei club italiani, si sta allargando a macchie di leopardo. E così anche a Modica questa mattina è stata presentata la garante. Si tratta di Chiara Facello. Insieme a lei anche il presidente del Chivanis di Modica, Antonio Davì. Il compito di questa garante è quello di fare rispettare i diritti dell'infanzia, di visionare un pochettino tutte quelle sono le leggi, le direttive e prendere atto dell'eventuale segnalazione da parte dei bambini. Dunque la città della Contea da oggi ha il suo garante che servirà a garantire e promuovere i diritti del fanciullo enunciati nella convenzione stipulata a New York il 20 novembre del 1989, ratificata in Italia con la legge 176 del 91. Per me è molto importante iniziare questo percorso e uno degli obiettivi che ovviamente ci porremmo sarà quello di seguire quello che il Garante sta facendo anche a livello nazionale sul tema dei diritti. In particolare ci troviamo in un momento storico importantissimo, perché non solo abbiamo un documento fondamentale come quello della Convenzione dell'ONU, ma abbiamo un altro documento importantissimo che è la Convenzione dei diritti dell'Unione Europea. L'amministrazione ci è stata subito vicina in questa scelta. L'iter è stato avviato velocemente in questo scorso anno e il dottore Davì ora è giunto a conclusione della nomina, che poc'anzi è stato detto è la dottoressa Chiara Facello, con la quale lavoreremo in completa sinergia. Presente alla cerimonia anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ignazio Abbate. Grazie al Chivanis e a tutti i suoi componenti e un bocca al lupo grande a Chiara Facello, a dottoressa Facello, che sappiamo è una persona preparatissima e che saprà bene individuare anche dalla sua esperienza anche personale di poter dare una mano veramente di crescita a tutti e di supporto anche alle istituzioni scolastiche e alle famiglie. E questa sera torna M Salute, si parlerà di terapia del dolore, in particolare della sua applicazione nelle casistiche del crollo vertebrale e della nevralgia del trigemino. Nel corso di una nuova puntata ospite il dottor Francesco Cerra, algologo presso la Clinica del Mediterraneo. Appuntamento alle 21:15 su Video Mediterraneo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.